Buona vista ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento a Yokai Watch 2. Vi ricordate dove siamo? Sì, siamo qui sul monte mediano, nella cima, nel passato, a Irlandia, perché dovremo continuare queste missioni con il nostro caro maestro Mew. Dato che c'è anche il suo amichetto Mastic, io direi che sicuramente c'entrerà qualcosa con questa nuova sua missione. Quindi io non vedo l'ora di iniziare in modo tale da riuscire. Piano, no, non ti seccare. In modo tale da riuscire a farci amico, spero sia Mastic che il maestro Mew. Non so se riusciremo in questo episodio o nel prossimo. Comunque, io direi che, come al solito, potete lasciare tanti bei pollicini in su. E iniziamo. Ecco qua, maestro Mew. Ah, sei qui, bene. Significa che è giunto il momento per la prossima prova? Penso di sì. Dopo questa riusciremo finalmente a padroneggiare il tubo? Oh, forse, giovane. O forse sarà il tubo che padroneggerà te. Hai evitato di rispondere alla domanda, di nuovo. Beh, allora siamo pronti a cominciare? Le prove del maestro, la seconda prova del maestro. È ora di affrontare la nuova sfida del maestro Mew. È in arrivo una battaglia. Accettiamo assolutamente questo incarico. Sì, che devo fare? Beh, naturalmente combatterai con dei nemici incredibilmente forti. Un'altra dura lotta, eh? Di che si tratta questa volta? Credo che tu abbia già incontrato Mastic. Finalmente ti divorerò. No, aspetti. L'abbiamo già sconfitto. Ah, davvero? Ascoltami bene, giovane. Va bene. La prima volta che avete combattuto Mastic non era nel pieno delle forze. Ma era fortissimo. Fortissimo, sì, come no? Non sono mai stato così debole. Oh no, ma perché non hai usato tutta la tua forza contro di noi? Perché mi ero appena svegliato, ovvio. Eh sì, in effetti ha ragione. Che pessima scusa è questa? Vedi, hai battuto uno yokai assonnato che ancora non aveva bevuto il caffè. Questa volta la lotta sarà diversa, proverà di sicuro a mangiarti. Sì, bramavo questa battaglia. Via, via, Mastic. Non diamo per sconfitta la nostra giovane recluta. Sono certo che sarà uno scontro alla pari. E ora, combattete al massimo. Proprio adesso. Prenditi il tuo tempo, il mio appetito non farà che crescere. Ok, ragazzi, allora inizia questa seconda prova, che è molto importante perché potremmo riuscire a farci amico Mastic. Ragazzi, io vi consiglio di salvare prima, ovviamente, di sfidarlo, in modo tale da poterlo risfidare nel caso in cui non riusciste a farvelo amico. Comunque, noi abbiamo questo team, il solito, quello che ci serve, diciamo, per le catture. Non so se posso dargli del cibo, se avviene come una cattura normale o come una cattura particolare che non dipende appunto da quello che facciamo. Però, noi intanto lo dobbiamo sfidare. Quindi, pronti via. Allora siete pronti per essere divorati? No, in realtà no. Bene, cominciamo dalla prima portata. C'è un'altra cosa. Per superare le prove devi fare di più che sconfiggere Mastic. Devi dimostrare di avere vera forza e conquistarlo. In altre parole, devi trasformare Mastic nel contrario di un nemico. Quindi dobbiamo solo stringere amicizia con lui, nessun problema. Se per caso dovessi sconfiggermi, che ti fa credere che voglia esserti amico? Beh, l'ho dato per scontato. Quindi dobbiamo vincere e fare amicizia con uno yokai poco amichevole. Beh, sembra dura, ma ci proveremo. Forza, Mastic! Sono al massimo della forza, vediamo che sai fare. Ok, inizia la sfida. Non sembra essere un boss. Vediamo se possiamo dargli da mangiare. Ok. È una sfida normale. Perfetto. Allora, iniziamo a combattere. Dovrebbe volere la carne. Ok, è abbastanza forte, ragazzi. Quindi, ovviamente, prima di andarlo a sfidare, andate a prendere tanta, tanta carne. Allora, io dovrei averla. Dovrei avere lingua di manzo o manzo prelibato. Assolutamente il manzo prelibato, che ovviamente è un po' più costoso, ma è molto molto buono. Grandioso. Ok, incantalo, perfetto. Iniziamo a pungere. Ok, vediamo se riesco a beccare il punto giusto. No, riproviamoci. Vediamo. Oh, l'avevo beccato. Dov'era? Dov'era? Qua. Yes, probabilità di amicizia aumentata. Vediamo se riesco a prendere anche il cuore, saremmo fortunatissimi così. No, vabbè, un po' di esperienza. Ok, abbiamo fatto un po' tutto in realtà e adesso dovremmo provare a buttarlo giù. Forse. Oh, ci ha buttato giù Fetor in un colpo. Ok, direi di fargli abbastanza male adesso. Non gli abbiamo fatto niente, vabbè che loro tre, quelli che avevo in campo prima, non attaccavano. Allora, facciamo così. Mettiamo intanto Kia Kia. Lui è pigro, ok. Facciamo così, ora mettiamo Robonian. Se è Robonian, ok, aumenta la nostra difesa, è meglio. Bene. Purificazione per me va bene. Mamma mia, i brutti colpi di Shogunian. I brutti colpi. No, 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 che vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Non te lo farò fare. Non te lo farò fare. Non te lo farò fare mai. Non è vero, non lo farai.
A tutto volume, vai! Vai, Kiakia! Sbam! Ovviamente per questa missione, ragazzi, è importantissimo aver seguito la mia guida all'essenza affabile, perché vi permette di fare molta più amicizia, o meglio, amicizia molto più facilmente con gli yokai. Quindi andatelo a vedere e seguite passo passo tutto quello che ho fatto per ottenere un oggetto incredibile. E adesso vediamo se ci riusciamo. Se non ci dovessi riuscire, io inizierei a soft resettare e vi farò vedere solamente una volta riuscito. Quindi 3, 2, 1, go! Alla prima ragazzi, allora ve l'ho detto ragazzi, dovete seguire le mie guide. La mia guida dell'essenza affabile è importantissima. Mastic ti viene incontro. Cosa vuoi dire che... anzi, cosa vuoi dire con hai perso? Diventa mio amico. Sì, assolutamente sì, facciamo amicizia con... Mastic. Mastic è un ottimo yokai, ragazzi, è davvero un ottimo yokai. I dati di Mastic sono stati aggiunti, perfetto. E adesso dovrebbe sbloccare un altro yokai di un'altra pagina di Medallion che serve per un leggendario. Eccolo lì. Ne manca solamente uno. E ci siamo quasi, ragazzi. La medaglia ottenuta è stata inviata al Medallion. Perfetto. In questo modo stiamo facendo tanta esperienza per continuare con l'inferno infinito, ragazzi. È il top. Ce l'abbiamo fatta, però dobbiamo ancora fare amicizia. Cosa ne dici, Mastic? Beh, la tua forza è notevole. E non ho altro da dire. Ma è ridicolo, era un test sulla forza e noi eravamo i più forti. Questa è bella, detta da uno che non ha minimamente combattuto. Mm? È vero che Mastic ha riconosciuto la tua forza? E ciò basta a completare la prova. Ok, giusto per curiosità, quante altre prove ci mancano? L'ultima volta ne abbiamo fatte 3, ma questa è solo la prova numero 2. Il passato è passato, il presente è ora. Però le prove sono in serie da 3. Serie da 3. Sì, questo genere di cose sono sempre delle trilogie. È la via del tubo. Non so come comportarmi sapendo che il mio destino è controllato da un tubo. Un momento, quindi se questa è una trilogia, significa che la prossima è l'ultima. Precisamente. Quando giungerà il tempo affronterete l'ultima prova, probabilmente. Possa il tubo inondarti di energia. Hai completato le prove del maestro, la parte 2. Ok. Perfetto, allora io spero che anche voi ci siate riusciti, perché adesso... era importantissimo ovviamente superare questa prova per affrontare la terza, che ci permetterà di ottenere una nuova cosa importantissima, che non vi voglio spoilerare, forse già l'avrete capito, però vediamo un po', intanto godiamoci la scena bonus. Nodes! Vabbè dai, a parte quando ci danno le medicine che sono abbastanza utili, però di solito non ci danno oggetti molto importanti. Comunque abbiamo fatto abbastanza in fretta, quindi direi di riparlare ancora una volta con il maestro Mew. Finalmente il momento è arrivato. Il tubo ci ha riuniti per un'ultima volta. È davvero l'ultima? Sì, l'ultima di questa serie. Allora, siamo pronti? È ora ad affrontare la nuova sfida del maestro Mew. Che sarà mai? Accetti questo incarico? Sì. Ma certo, voglio dire, in che consiste l'ultima prova? Me. Come? Non ho detto abbastanza forte, riproviamo me! Sta forse dicendo che dobbiamo combattere con lei? Certo, non l'avevate previsto? Wow, finalmente combatteremo contro un vero maestro! Un attimo, non ci farà giocare un'altra volta a nascondino, vero? No. Stavolta sono serio, di certo lo vedete nei miei occhi, non è uno scherzo. Beh, in effetti sembra leggermente più combattivo del normale. Ora lasciate che vi spieghi le regole. Non ci sono regole. Cosa? Ma c'è una condizione. Per vincere, fai amicizia con me, come con Mastic. Così potremmo diventare ufficialmente amici del leggendario maestro Mew. Esattamente. Ma stringere amicizie con me potrebbe rivelarsi più difficile di quanto pensi. Beh, voglio dire, è lei l'eremita che vive con un mostro terrificante? Che c'è? Ho detto qualcosa di strano? Comunque, mostrami il tuo potere. Convincimi a essere tuo amico e vincerai. Questa è la prova finale. Bene, sembra che dovremmo rimboccarci le maniche. Ok ragazzi, la prova ha inizio, meno male, cioè ho avuto un attimo di paura perché ragazzi anche in questo caso vi conviene salvare, quindi non parlate subito col maestro Mew come ho fatto io adesso, perché se non ci dovessi riuscire, dovessi soft resettare, dovrei rifare anche Mastic, quindi mi raccomando, importantissimo, qua non si può nemmeno salvare perché siamo in una zona tra virgolette come se fosse un dungeon, quindi dobbiamo scendere da Fiammocchio ragazzi, quindi io scendo un attimo da Fiammocchio, salvo e ci rivediamo qui proprio tra un istante. Eccoci di nuovo qui ragazzi, siamo pronti per affrontare il maestro Mew in questa ultima imperdibile prova e spero che riusciremo a ottenerlo come amico sin da subito come siamo riusciti a fare con Mastic, quindi mi raccomando ragazzi, sostenetemi con tanti pollici in su, parliamo col maestro Mew. Fa anche rima, quindi lo dovete fare per forza.
Ricorda, sarò io il tuo avversario finale. Allora, cominciamo? Assolutamente sì. Bene, buona fortuna. Ricorda, devi sconfiggermi e stringere amicizia con me. Ok, allora, vediamo subito, per prima cosa, il suo cibo preferito. Maestro Mew vuole combattere, ragazzi, che figata. Allora, partiamo subito con il nostro team frutti di mare, frutti di mare. Dovrei avere i frutti di mare che quindi dovrebbero essere questi. Che, i ricci di mare, ad esempio, che piacciono molto, non piacciono moltissimo, ma molto già vanno bene. Quindi, usa sul nemico, vai! Ok, e questa è andata. Buono! Ok, proseguiamo con l'incanto. Bravissimo, Fetor. Benissimo. E andiamo... Bene. Adesso, aspettiamo... Aspettiamo e vediamo se c'è qualche energy globo nel frattempo. Senza fargli troppo male. E poi... lo meniamo, praticamente. Usa il tubo! Potere del tubo? No, vabbè, non ci posso credere. Ok, difesa diminuita. Purificazione. Non vogliono uscire gli energy globi. Comunque, guardate, vedete, secondo me questa è un'ottima combinazione di team per cercare di catturare gli avversari. Due healer e un incantatore. Non gli fanno quasi niente, praticamente, vedete, non gli abbiamo fatto niente. Però già gli abbiamo dato il suo cibo preferito. Ecco, però adesso un pochettino sta rompendo le scatole. Quindi direi di provare ad attaccare. Ok. Aia. Eccolo qui. No, prendilo. Ah, ok, non mi è servito. Direi di utilizzare la medicina. Usa su Kiakia perché ci serve. È morto Omblu, ragazzi. Forse è la primissima volta che ci capita una cosa di questa. Robonian con la difesa aumentata. E comunque prende un sacco di botte. Allora, no. Non ci siamo. Utilizziamo la medicina. Io ho perso molto tempo prima. Allora, lasciamo loro. Anzi, mettiamo anche lui. E cerchiamo però di bloccare il suo Energy Max. In realtà non lo possiamo bloccare. Perché dovrei mettere Kiakia per... invece l'ha bloccato Robonian. Grandissimo. Grandissimo Robonian. Ok, riprendiamo così, anzi. Così Kiakia dovrebbe curare Omblu. Vediamo se... si è attaccato da solo, grande. Grande. Cura Omblu, perfetto. Ok, si è colpito di nuovo da solo. Che fortuna. Bene, brutto colpo pure. Purificazione va bene comunque. Ok. Allora facciamo così, perché Kiakia non mi sembra molto attenta a curare. Ok. Mettiamo lui. Ok, così ci aumenta anche la difesa. Vai Robonian. Non dovrebbe far molto bufera su Shogunian, perché anche lui è di tipo vento. Grande, così si fa. Bene, indistruttibile. Forza d'acciaio, difesa aumentata. Fa comunque tanto danno, ragazzi. Fa comunque tantissimo danno. Direi di utilizzare il suo Energy Max perché mi sa che fra poco ci muore. 1, 2, 3. E vai. E invece non ce la fa. Non ce l'ha fatta Omblu. Però ci siamo quasi, ragazzi. Direi di non utilizzare altre medicine. Shogunian, lo devi attaccare. Dai, mi sa che con un Energy Max di Shogunian ce la facciamo. Dai, era perfetto quello di prima. Ok. Dai, vediamo chi è che ce la fa prima a fare l'Energy Max. Bora lama di Shogunian. E sbam. Fatto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, anche questa volta speriamo che riusciamo in qualche modo a farcelo amico. Ok, abbiamo vinto. Quanta esperienza? 607, nemmeno poco, dai. Ok, vediamo. Non ce l'abbiamo fatta, mi sa. Ho vinto, ho battuto il maestro. Non così in fretta. Non era mica sufficiente. Ci stavi provando per davvero? Per ora rimane il mio apprendista e non il mio amico. Ma dai, mi sembra che se lo stia inventando. Che avremmo potuto fare di diverso? Ora andate via, non posso darvi la rivincita per ora. Ritorna e prova ancora una volta. Ma abbiamo vinto. Ok, ragazzi, questo ovviamente è il caso in cui voi non ci riusciate, nemmeno io. Se ci riparlate dite torna domani. Torna domani, praticamente. Quindi io provo a soft resettare e provo a continuare a batterlo. Vediamo se ci riesco. Ragazzi, una cosa importantissima, invece di utilizzare i frutti di mare come avevamo visto prima, io vi consiglio di utilizzare invece
nel cibo. Un'altra cosa che è molto meglio, che è, aspettate un attimo che la vado a prendere, eccolo qua, il tonno scelto. Si dovrebbe trovare, credo, nella casa del pesce, comunque vedete voi, io ne avevo due, quindi sicuramente si possono comprare, non è una cosa troppo, troppo rara. E infatti piace moltissimo agli yokai, questo ovviamente per il maestro Mew, ragazzi, importantissimo. Ok, vediamo se ci riusciamo questa volta, ragazzi, ci sto provando davvero troppe volte, è difficilissimo. Mi raccomando, se non ci riuscite la prima volta, ovviamente riprovate, software resettate, perché è veramente, veramente difficile. Vediamo se stavolta sono fortunato. Sì, 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 sì. Oddio, sì, ci ho provato almeno altre 6 volte, almeno. Maestro Mew ti viene incontro, però ce la potete fare sin dalla prima, nel senso, non c'è bisogno di risfidarlo il giorno dopo, basta che software resettiate già dalla prima volta e ce la potete fare. Oh, vuoi fare amicizia con me? Assolutamente, sì! Maestro Mew, usa il tubo! No, era Maestro Mew, non Mew, io ho sempre detto Mew, ma va bene, è Maestro Mew, usa il tubo! Bene ragazzi, adesso la guida è quasi completa, non dobbiamo assolutamente rinominare perché non voglio rinominare niente. Completiamo sia la pagina adesso della leggenda, sia la quest, ed eccola qui che si illumina, diventa tutta colorata, davvero, davvero fantastica. Ok, la medaglia ottenuta è stata inviata al medallium, perfetto. Adesso andremo anche a vedere le sue statistiche, sono scioccato, davvero, davvero ci vuole dare la sua medaglia, maestro. Ah, sì, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente amici del maestro Mew. Certo, il tubo ci ha riunito da veri amici. Sì, e ora che siamo diventati veri amici, avete completato tutte le mie prove, congratulazioni. Sì, congratulazioni, grazie. Hai combattuto bene e onorevolmente, sei una persona nuova, un nuovo eroe. C'è solo una cosa che non ho ancora capito, sono felicissimo di essere suo amico e di Mastic, ma a cosa servivano queste prove? Ehi, Freak! Io che credevo che avremmo imparato di più su questo tubo. Siamo appena diventati amici e già parti con l'interrogatorio. Vedo che hai parecchio da imparare sulle buone maniere. Beh, lei deve imparare molto sulla comunicazione con gli altri. Voglio dire, queste prove sono state davvero difficili, sa? Capisco. Beh, riguardo a ciò, aspetta, percepisco un problema. È il potere del tubo a darmene conferma. Sì, una grande piega metafisica, se preferisci. Devo andare, arrivederci. Mi sa che questa è stata proprio una bella scusa, bravissimo. Hai evitato di nuovo la domanda, che furbastro. Sono iniziato a pensare che non ne sapremo mai niente. Già, in fondo, sembra che il maestro Mew volesse solo avere degli amici. Ah, forse hai ragione. Ma ora che siamo amici, posso evocarlo quando voglio e chiederglielo di persona, no? Sarebbe un po' da maleducati, non pensi, Freak? Va bene, rimarremo con questo dubbio amletico. Ok, le prove del maestro... superato. Molto lieto. Molto lieto. Ovviamente non potrete completare la quest se non riuscite a farvelo amico. 6200 di esperienza, beh, che cosa vuoi che siano? Ok, stemma epico pure, ragazzi. Scena bonus, voglio vedere sia lo stemma, sia le statistiche, tutto quello che ha sia il maestro Mastic. Adesso vedremo anche il leggendario, davvero, puntata epica. Mi sa che ce l'ha fatta. Sì. Sì. Perfetto. Magari ci dà anche qualche oggetto pazzesco adesso. Una sfera grande che comunque può sempre farci comodo. Perfetto ragazzi, allora torniamo. Tanto ragazzi, scendere non ci vuole davvero niente. Torniamo il prima possibile da Fiammocchio, dato che voglio vedere subito le statistiche del mio caro amico, nuovo amico. Dicevo, del mio nuovo amico Mastic, dei miei nuovi amici, quindi Mastic e il maestro Mew. Quindi scendiamo da questa parte, speriamo che non ci becchino ancora. Ho visto qua, c'è il Fiammocchio, perfetto. Allora, sì, scambia yokai e andiamo a vedere. Allora, collezione. Poi ovviamente potrei anche decidere di inserirlo a livello 64, ragazzi, quindi molto molto forte. E Mastic a livello 59 ed è pure degli audaci. Io ho una squadra che praticamente è per metà audace. Potrebbe essere una valida alternativa piuttosto che metterlo accanto, perché come potete vedere, molta forza, lui ha anche molta difesa e anche spirito. Un po' lento rispetto alle altre statistiche, ma comunque mi sembra molto buono. Recupera PS dopo la sconfitta di un nemico, e questa è una buona cosa. Goffo e razionale, vabbè, quello lì possiamo sicuramente sistemarlo con dei libri. Morso dilaniante 80, frana 50, apri tutto, mossa energimax, apre la sua enorme bocca e mastica un avversario, questo è ottimo perché colpisce solamente uno. E poi l'incanto assume sostanze nutritive rivoltanti e la forza aumenta.
Ok, quindi Mastic credo che sia buono. Sì, credo che sia veramente, veramente molto, molto buono. E andiamo a vedere il Maestro Mew. Maestro Mew degli splendidi. Forza 105, 162, 115, 142. È fortissimo, ragazzi. Ok che ha più livelli rispetto a 59 e 64. Sono 5 livelli in più, quindi ok. Goffo è solidale, quindi potrebbe essere un healer. Schiva e restituisce tutti gli attacchi. Cos? Cioè non può essere colpito. Botta 40, buffer 80, quindi ovviamente è più speciale che fisico. Mossa Energy Max, l'infinita energia del tubo fluisce dalle sue mani danneggiando tutti i nemici. E questa qui è potentissima. E poi le statistiche dello yokai incantato aumentano grazie al potere del tubo. Ok, solidale, quindi non è un healer, ma è più che altro, penso, uno yokai che incanti i compagni. Ma comunque queste cose si possono sistemare, le personalità. Poi come al solito vi ho sempre detto, vi posso anche fare una guida nel caso in cui voi lo vogliate. Comunque Maestro Mew e Mastic, ottimi acquisti, veramente davvero fantastici acquisti, nel senso ottimi nuovi amici. Io direi di salvare e di sbloccare anche il leggendario, ragazzi, perché ce l'abbiamo fatta. La cosa, la guida diciamo che era più questa, perché una volta fatto questo il leggendario si sblocca automaticamente. Perché? Perché adesso andiamo a vedere insieme nel medallium, nella zona dei leggendari, perché lo yokai che andremo a sbloccare aveva bisogno di Mastic, Maestro Mew, quindi loro due. Poi abbiamo Serena, Falcappa, Parsolino, Bovindovino e Trispecchio, che si ottengono durante la storia principale. Vapornella è l'unica che si può trovare in maniera diversa, però si trova a Errilandia nella sua forma non evoluta. Poi la dovete far evolvere per livello, quindi è molto molto semplice. E il resto abbiamo appena scoperto come fare. Quindi io direi di controllare insieme e di sbloccare questo nuovo leggendario. Pronti? Via! L'emblema sta brillando. È in arrivo leggendario tattico eroico, sempre straordinario e leggendario. Rovinella! Sapevi già che volevo fare amicizia e non vedo l'ora. Rovinella, ragazzi, ho chiamato Spoilerina perché dovrebbe essere il suo nome in inglese, in effetti, quindi hanno praticamente tradotto con Spoilerina mi sa di spoiler e Rovinella mi sa di cosa che rovina, infatti lo spoiler, cioè, avete capito insomma il riferimento. Vuoi rinominare Rovinella? Mi sto già confondendo, rinomina Rovinella? No, assolutamente no. Ok, la medaglia è stata inviata, adesso vedremo anche lei, Rovinella, che cos'ha. Sia come statistiche che come abilità, mosse, eccetera. E poi possiamo salutarci. Quindi scambiamo yokai, che in realtà non li vogliamo scambiare. Collezione. Rovinella, anche lei degli splendidi. Leggenda. Ok, è a livello 1, quindi in effetti le statistiche è inutile guardarle in questo momento. Però da livello 1 possiamo notare una spiccata velocità. Mi sembra che sia leggermente veloce. 55 a livello 1. Mi sa che è leggermente veloce. Comunque, punta di piedi, schiva e restituisce tutti gli attacchi nemici, mi sa che è la stessa cosa del Maestro Mew, sì, però con un nome diverso. E poi andiamo a vedere, sberla stordente, 20x2, bufera 80, spoiler finale, infatti è spoilerina in inglese, una danza divina che cura i PS e porta al massimo tutte le statistiche, attenzione. E spoiler, l'incanto, lo yokai incantato continua a rivelare segreti e viene attaccato sempre. Ok. Ragazzi, mi sembra una leggenda molto molto interessante. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate sia di Rovinella, del Maestro Mew e di Mastic. Quale secondo voi può essere un buon innesto per un team? E insomma, io direi che possiamo salutarci con loro tre che ci salutano. Quindi mi raccomando, se questa guida vi è servita, se questo video vi è piaciuto, tanti bei pollicini in su. I commenti qua sotto riguarderanno sicuramente questi tre yokai. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su tutti quanti i social che trovate qui sotto in descrizione. Direi che noi ci possiamo vedere nel prossimo appuntamento, sempre qui su UK Watch 2. Alla prossima, ciao ragazzi!